siamo precisamente a San Gregorio di Catania, o Catanese, non so come di si... Catania. Di Catania, per la precisione. Frazione di Catania, un pochino sopra metà collina, diciamo. Stradina tortuosa per arrivarci. E anche paesino. E anche paesino bello, bello movimentato. E siamo qui, abbiamo appena passato il centro. Volevamo venire in questo paesino che apparentemente, diciamo, non ha grandi attrattive, però, se non, diciamo, un valore molto affettivo per la famiglia di Fede. Perché San Gregorio Catanese è il paese di origine della nonna di Federico e è luogo poi di fatto dove è nata sua mamma. Magari sarà nata all'ospedale di Catania, ma comunque poco distante. E quindi, diciamo, c'è un ritorno alle origini. Alle origini. Caramba, che sorpresa! E quindi volevamo fare un po' di foto e riprese qui nel paesino per farle vedere alla sua nonna. Solo che è impossibile parcheggiare. Esatto, è difficile perché noi siamo, come al solito, belli lunghetti e le stradine al solito sono un po' strette, quindi stiamo un po' girando in attesa di... Vediamo se troviamo un buco, se no... La mattina, vabbè, io le riprese del centro l'ho fatte mentre passavi, e quindi qualche cosa le abbiamo da farti vedere. La nonna ovviamente è in Toscana da una vita, da tanti anni, e quindi questo è il paese, insomma, dove era da ragazza, da giovane, finché non si è sposata. E quindi, insomma, sicuramente avrà dei lontani parenti e sicuramente è sempre un bel ricordo, insomma, vedere dove uno è stata è passata la propria gioventù, diciamo così. Anche se probabilmente sarà estremamente cambiato. Sarà cambiato tutto, sicuramente. E magari non riconoscerà questa e quell'altra via, come succede sempre. Però, insomma, ecco, ci tenevamo, visto che eravamo praticamente a Catania ieri, a fare un giro e portargli qualche testimonianza. Gli faremo vedere un po' di cose. Proviamo di qua. Proviamo. Poi di mattina così ci sono i negozi aperti, i supermercati, e tutti i vari locali e tutti i parcheggi sono presi, insomma. Qui è tutto preso. Questo, no, è carico scarico. Poi le vie sono strette e non possiamo parcheggiare comunque nel mezzo perché ci va, sta malapena la macchina. Still debating what went wrong. All by myself, you pulled away. You couldn't say what we were struggling with. It's one of us, it's obvious, but who's to really blame? This is San Giovanni Bosco. All the questions that I've got. Buongiorno, eccoci qua. Allora, ho lasciato Charlie parcheggiato sulla strada, Marta è lì che mi aspetta, perché qui il paese è veramente caotico, è impossibile trovare un parcheggio. Vado a fare due riprese, due foto nella piazza della chiesa centrale e poi proseguiamo il nostro viaggio. Bene, sono davanti alla Misericordia di San Gregorio. C'è un po' di traffico con tutte le macchine che passano qui davanti. In ogni caso, quello è il municipio e questa qui è la chiesa principale della Misericordia. Ci sono anche tutte queste lucerne, non so se c'è la festa San Gregorio, ora vedremo le informazioni sul web. Total fantasy. You go out and get him, and I will find a better you.
best for you. You're not the only one alone. There's plenty more under the sun. You'll find the one you need to reach your total fantasy. You go out and get him, and I will find a better you. Allora, siamo entrati dentro Giardini Naxos e questo è il lungomare. Adesso vi mostro. Bello congestionato, non ci sono già parcheggi per noi. Questi sono bianchi, ma sono riservati ai residenti e sono tutti occupati. Certo, un po' di gente che fa il bagno c'è. Che bella acqua, l'acqua è bella. Qui siamo proprio qui. L'acqua è meravigliosa. Lassù c'è Taormina, che abbiamo già visto con i nostri amici. E vi mettiamo il link, è interessante, è bella, l'abbiamo vista, diciamo così, fuori stagione e ce la siamo goduta tutta. Ora sarebbe impossibile. Ma nemmeno ci voglio pensare. Proprio noi lo sapete, cioè il problema sono gli ingombri. Già è difficile trovare parcheggio di questi periodi con una macchina, ma per noi ci vogliono minimo due posti cioè vicini, lunghi. Poi e molte quindi volte non ci vogliono proprio. Poi a volte sul lungomare, ad esempio prima di arrivare a Giardini Naxos, c'era una bella spiaggia libera e volevamo fermarci un attimo per fare delle foto e vedere, e c'era tutto il cartello di rimozione perché c'era proprio il divieto per i camper e i caravan, era proprio segnalato, quindi niente da fare. Qui ci si passa. Vogliamo cercare un posticino per noi per fare un break per il pranzo, vediamo quello che troviamo. Questa è l'antica stazione di Taormina, ragazzi, guardate le tettoie come sono interessanti. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Allora ragazzi, sono entrata così al volo dentro la stazione di Taormina, adesso vi faccio fare un tour. Fede è lì fermo con Charlie perché, come vi abbiamo spiegato, non c'è parcheggio e quindi deve stare lì per far uscire le macchine, diciamo. Faccio fare un tour, è bellissima. Guardate la sala, ma poi guardate la vista mare. Con la pavimentazione. Wow, guardate che bellezza, tutta la tettoia in ferro, guardate che orologio meraviglioso, la vecchia biglietteria, bellissima ragazzi. Ah, è proprio adibita a una sorta di museo. Annunciano il treno. Attenzione. Guardate che lavoro. I vecchi sistemi di comunicazione, i vecchi biglietti. Annuncio ritardo. Il treno regionale 12969 di Trenitalia proveniente da Messina Centrale. Quindi, oltre a essere bella la stazione, ha un panorama di tutto rispetto. Guardate qua. Addirittura hanno vestito il macchinista, le vecchie casse, computer, non so bene cosa servano. C'è proprio un mini museo qua dentro. Sala seconda classe e questa è un'opera d'arte. Un'opera d'arte e il soffitto. Guardate che roba. È un'opera d'arte. Vi faccio vedere la sala di prima classe dal vetro. Guardate là. Non so se si vede bene. Chiusa, guardate che poltroncine, niente male. Lampadari di tutto rispetto e soprattutto il soffitto a cassettoni. Ora c'è la luce di riflesso, non so se. Guardate che soffitto, ragazzi. Come poi di fatto quello della biglietteria. Questo è l'esterno. Bellissima anche la tettoia. E Fede è lì, praticamente in mezzo alla strada perché non c'è parcheggio. Ripartiamo e proseguiamo lungo la rotta.
bella rupe, e qui sotto un mare meraviglioso. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in. Facciamo una foto e una ripresa. L'Etna purtroppo non si vede. L'altra volta, mesi fa, l'abbiamo visto tutto innevato. Guarda che bellezza. Però guardate le barche che ci sono. Praticamente qui si chiude il cerchio della Sicilia, eh? Il giro completo. Eh già, perché fino a qui ci siamo arrivati con i nostri amici Angela e Marcello. Lo ricordiamo che loro ci hanno portato in macchina a fare un tour da Messina. E qui praticamente, come diceva Fede, si chiude il giro. Ci siamo ricongiunti con la parte vista. Era il punto più estremo dove siamo arrivati e ora ci siamo ricongiuntati. Ricongiunti. Qui quando ci siamo venuti fuori stagione non c'era nessuno. Ed ecco eccola qui sotto, guardate chi c'è. L'avete visto il video di Taormina e dell'Isola Bella? Andate a dare un'occhiata e fate il paragone. Quel lembo di sabbia laggiù, adesso c'è il parcheggio, non si vede, forse si vede dalla parte di qua. Dopo la curva era praticamente vuoto, c'erano solo 3-4 persone che vendevano i tour. Guardate ora, gremito di gente. Però c'è la bassa marea e si arriva all'Isola Bella a piedi. Mentre quando siamo venuti noi, no, c'era l'acqua che ricopriva anche la striscetta. Mare meraviglioso, acqua bellissima, però insomma un po' congestionata. Ciao Isola Bella! Ciao bella Isola Bella! Qui c'era il niente, il nulla, invece ora è pieno di ombrelloni, bagnetti aperti, chioschi, bar, di tutto di più. Vedete, tutte le spiagge sono già attrezzate con gli ombrelloni. Qui c'è un mare, una cosa incredibile. Stavamo dicendo che questa è zona, in questo periodo è zona da scooter. Bello. Qui siamo a Mazzarò. Mazzarò, bello ma non ciarlinabile. Buoni, bravi, boncettini, su! 2, 4, 5 stelle. Quella è l'autostrada. E qui un altro litorale, guardate. Sometimes what you want ain't what you need. Sometimes letting go can make your heart bleed. E dove ci siamo infilati? Nova. Spiaggia super qui a destra. Qui è proprio dichiarato che sul lungomare e su tutto praticamente il profilo qui i camper divieto di sosta. Non si può. Non si può aparcarsi. Pare che non ci sia un buco morto, si può anche andare via. Vai. Niente, c'è verso. Oggi si salta il pranzo. Mamma mia, qui fanno parapendio, guarda. Infatti abbiamo letto che questo tratto di costa è adibito, non diciamo no, adibito, ma insomma è ciciri? C'è scritto autostrada. Per il parapendio, per il volo, eccetera, eccetera. Niente ragazzi, anche questo tentativo è fallito, tratto di costa di qua è pieno di macchine, di gente, di turisti, di traffico. Ci sono alcuni ponti della ferrovia tipo a 2 metri dove noi non riusciamo a passare. Messina a destra. È pesante perché noi siamo ingombranti e lo ricorderemo sempre. Non è semplice trovare un posto per noi qui. Purtroppo ci vediamo costretti a passare oltre.
darkest hour, they say. It's just before dawn. Certo, se uno sa guidare qui in Sicilia, penso che guidi un po' da tutte le parti, vero? Sì, sì. Dopo aver guidato in Sicilia, in Inghilterra, in Irlanda, vabbè, con la guida a sinistra. Cioè, non ci ferma più nessuno a noi. E qui siamo a Santo Alessio Siculo. Questo è il litorale, arriva anche il treno. Ma perché non ci vogliono far mangiare per pranzo? Vale. C'è una kombucha che... Il primo distributore mi ferma e si mangia là. C'è una kombucha che ci vuole tenere a dieta. Vabbè, lì abbastanza scelto. 12 metri. Passo sotto la ferrovia. Guarda qui, sotto la ferrovia, vabbè, alto. Ah, un pochino più stretto. Perché qui non ci giri. C'hai più di 12 metri. Mannaggia. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato posto. Sì, lungo strada, c'è un traffico allucinante, ma almeno... Ci mangiamo una piadina, un po' di pomodorini, un po' di avanzi che ci abbiamo dei giorni passati. Fagioli, mozzarelle. E così almeno ci rimettiamo in sesto, dai. Poi decidiamo cosa fare. Ragazzi, si rivede la Calabria dopo tanto tempo. Eccola là, c'è un po' di foschia, non so se dalla GoPro si legge l'immagine, ma vi assicuro che con gli occhietti si vede bene. Ha visto se esiste. È una sirena. Siamo nel lungomare di Santa Teresa di Riva. Ci sono queste sculture lungo tutto il litorale. Spiaggia ciottolosa, chiara, c'è una bella spiaggia molto ampia e qui sembra ci sia leggermente meno confusione. La statua, l'ultima ho visto, riportava il nome Sirena, quindi era una sirena. Savona, mi sembra un po' asciutto. Abbastanza. Il fiume Savona che non c'è, è completamente asciutto. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers, it's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything so much easier. Ragazzi, ecco il mare e la spiaggia, finalmente! Quella è Reggio, da qui si vede bene, molto bene. Finalmente Charlie ha chiuso il cerchio, siamo ritornati praticamente a Messina, da dove eravamo partiti diversi mesi fa. Siamo a pochi chilometri da Messina, abbiamo trovato questo parcheggio come rimessaggio delle barche. Parlo un po' più forte perché non so, c'è un vento, non so se mi sentite. E siamo ritornati sullo stretto, c'è vento come quando l'avevamo lasciato. Un mare bellissimo, molto azzurro. Poca gente al momento al mare da questa parte, in questa fascia. E c'è una persona che fa kite e si vede veramente, eravamo dimenticati, le parlavamo adesso con Fede, quanto sia vicina la Calabria. Che effetto, perché abbiamo fatto tutto il giro della Sicilia, come sapete, e ovviamente quando eravamo sulla costa avevamo visto altro che mare, perché di fatto è così, non si vede null'altro a parte le isolette a bordo costa. Ma vedere la Calabria così da vicino è un'emozione, perché veramente è a due passi, si vedono distintamente le case di Reggio. Niente, sono venuta a fare due passi, adesso Fede sta sistemando due cose nel van, dobbiamo caricare il video, le solite cose, adesso lavoriamo un po', contiamo di passare la notte qui e poi magari domani andiamo verso Messina e dobbiamo fare un paio di commissioni.
vi saluto io con tanto affetto, vi ringrazio per aver visto il video fino a qua, mettete il solito mi piace, attivate la campanella, sto parlando per chi non ci conoscesse e ci vedesse da poco, così cresciamo tanto come famiglia Tickets. E dicevo, vi ringrazio tanto, vi abbraccio tutti e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!